Io sono abituato a Sandro Pelati, auguri, buon compleanno a Sandro. Ma chi ti ha messo in crisi più di tutti nell'ultimo giro? No, perché questo no. Diciamo, non sapevo che ero Pelati alla partenza dalla gara sprint. Lì avevo veramente paura. Grazie, praticamente, cioè, questo è uno, i 50 sono sotto, perché questo è uno. Comunque stare la candelina del colore. Veramente, tutto, ormai tutto qui, anche la cartigenia, cioè, le bagne. Comunque, dai Sofia, forza! Forza! Vecchietto! Grande, ci ho appena fiato! Vecchietto! Vai! Bravo Sandro, bravo! Sta invecchiando! E adesso vai. Aperitivo ragazzi! Avevamo visto iniziare a piovere durante la griglia e abbiamo deciso di uscire con le rain, ma durante il giro di schieramento praticamente la pista era asciutta. Ho cercato di non perdere troppo, ma la macchina negli ultimi due giri era inguidabile, perdevo dappertutto nei curvone, non aveva inserimento. E abbiamo deciso, eravamo aperti un po' a tutte le strategie, quindi ancora nulla, anzi, rientrava in una delle nostre strategie probabilmente di rientrare abbastanza presto, quindi ancora ce la giochiamo. Medicina della macchina e abbiamo sbagliato all'inizio partendo con le rain, abbiamo fatto uno sprint moltissimo, era già comunque nei programmi perché la pista purtroppo si è asciugata
nei giri di abbigliamento praticamente. Abbiamo finito le ultime 5 giri, ho dato la macchina a Gabriele e per fortuna ha potuto allungare il suo stint, è stato bravissimo, ha accumulato un bel vantaggio e io ho potuto amministrarlo alla fine. Peccato, avevamo una penalità di 6 secondi e a quel punto ci siamo anche accontentati, ma comunque il nostro obiettivo era molto più modesto prima della gara e quindi siamo felici, finalmente un podio, perché anche a Monza alla fine eravamo messi bene, purtroppo il sistema meccanico ci ha un po' rallentato, questa volta diciamo ci siamo rimessi in pari. Praticamente gli ho spiegato tutto prima, cosa doveva fare, e prendendo spunto ogni tanto anche dal buon Ciccio, allora ho detto: sai cosa, io mi riposo, mi cambio, metto un abiti, e lui ha fatto alla perfezione quello che io gli ho spiegato prima, quindi sono felicissimo, anche riposo, perché praticamente mi messo da... Thank you.
stanno andando queste prove libere? Ma guarda, guardando i tempi rispetto al test di giovedì scorso, praticamente siamo riusciti a trovare un buon passo rispetto sempre al tempo del nostro dell'altro giorno. Rispetto ai primi ci manca ancora qualcosa, ma siamo abbastanza fiduciosi poi per la gara, perché abbiamo fatto una simulazione di cambio delle pasticche e per fortuna ci stiamo dentro ai 5 minuti della sosta. Voglio fare un bravo e grazie ai ragazzi che veramente in questa simulazione credo si sono perse le impronte digitali, e siamo abbastanza fiduciosi, vediamo domani nelle libere, nelle qualifiche, nella gara sprint, ma penso abbiamo trovato un buon passo, un buon feeling fra me e lui, nell'assetto siamo convinti dell'assetto, quindi diciamo ci proveremo anche questa volta. Ma questi ragazzi vanno troppo forti, si vede, sono appena un po' sudato e veramente rischi poi di perdere anche la concentrazione quando sei in macchina. E preferito accorciare un po' lo stint, ce la facevo veramente. Mi lascio per la parte finale che ancora mi tocca 40 minuti.
fatto anche un buon passo gara. Io avevo dato la macchina a Gabriele in una buona posizione, lui stava mantenendo la terza posizione, ci giocavamo il podio. Poi proprio ora è uscita la safety, un problema tecnico, penso, ho visto la macchina ferma alla variante alto, sto aspettando Gabriele per vedere. Peccato, veramente, un weekend dove avevamo fatto la pole, avevamo vinto la garetta, la gara sprint, e ci giocavamo un podio, peccato. Tutti dicono che si stanno divertendo un sacco, vediamo se ti diverti anche tu, Sandro, oggi. Ma in realtà stamani mi stavo divertendo anch'io fino a un certo punto, e poi purtroppo il contatto con Max ha rovinato due gare. C'è stata questa incomprensione che sinceramente mi è dispiaciuto molto. Ero lì che mi lottavo la vittoria assoluta, per me era un risultato sopra le aspettative. Ora cercherò di fare un'altra delle mie partenze, vediamo, io ce la metto tutta, ora sono carico ancora e mi è rimasto l'amaro in bocca di gara 1, ci provo.